Ciao a tutti e benvenuti all'Isola di Carta. Oggi siamo con il numero 415 di Martin Mistere, intitolato Immagini viventi. Allora, devo dire che è stata una storia certamente curiosa, non un capolavoro, ma sicuramente una storia interessante, in cui si parla della camera d'ambra, che storicamente è davvero esistita, perché è stato un regalo di Federico Guglielmo I di Prussia a Pietro il Grande, lo zar appunto sovietico, e niente, questa camera d'ambra era una stanza formata da 55 metri quadrati, contornata da, pensate, 6 tonnellate di ambra e foglie d'oro più specchi. In questa vicenda si parla appunto di questo manufatto storico e se ne fa una ricostruzione anche abbastanza fantasiosa. Questa camera d'ambra nel 2003 fu ricostruita, durante la Seconda Guerra Mondiale sparì e nell'albo si fa riferimento anche a questo, perché sembrerebbe che i nazisti la presero per degli scopi loro personali. Ma andiamo con ordine e diciamo che la sceneggiatura è di Giovanni Ecker, i disegni sono di Michela Da Sacco, la copertina molto bella è di Giancarlo Alessandrini. Allora, la storia ci parla di Martin Mistere, che riceve una telefonata da una sua vecchia amica, una conoscente, che si chiama Nastia, dopo che una nave russa aveva recuperato sul fondo del Mar Baltico alcuni pannelli che appunto costituivano l'interno di questa celebre camera d'ambra degli zar di Russia, quindi di Pietro il Grande. Nastia è convinta che questo prezioso recupero sia in realtà un manufatto alchemico molto potente e assai pericoloso. Cioè, Nastia è convinta fondamentalmente che questa camera d'ambra in realtà costituisca un pericolo, perché ci ha lavorato un alchemico, quindi un alchimista, diciamo, che l'ha dotata di poteri straordinari. In effetti, chi entra in questa camera è come se si sdoppiasse, cioè come se si creasse una copia di se stesso con la durata di una 20-25 di minuti. Quindi un altro io identico a quello che uno è. Questo un po', diciamo, questo grandissimo potere. A questo punto Nastia è convinta che, appunto, come dicevo prima, questa camera d'ambra non sia altro che un manufatto alchemico molto potente e pericoloso, quindi, e Martin Mistere allora decidono di saperne di più e vanno a San Pietroburgo a cercare proprio Nastia, la quale appunto lavora come restauratrice per un oligarca, un certo Vasilyev, il quale ha acquistato questa camera d'ambra e che poi col tempo si scoprirà sarà il vero antagonista di tutta la storia, addirittura ucciderà la stessa Nastia. Ma per l'ex KGB, l'FSB, l'assassino di Nastia sarà invece Martin Mistere, il quale in qualche maniera dovrà assolutamente venire fuori da tutta questa intricata situazione e cercare di dimostrare la sua innocenza. Questa è in grande sintesi la storia. Una storia che, come vi dicevo, è abbastanza curiosa. Io non conoscevo questo manufatto, questa camera d'ambra, che ha questa grande capacità di riprodurre praticamente una copia di se stessi, e ovviamente questo Vasilyev, che è un oligarca potentissimo, cercherà di sfruttare, come dicevo prima, questa sua conoscenza per degli scopi tutt'altro che nobili. Quindi una storia che si legge anche abbastanza velocemente e, come vi dicevo prima, non è un capolavoro. Forse il limite, secondo me, di molti scrittori Martin Mistere è che in qualche maniera riproducono in maniera troppo fedele lo schema narrativo che utilizzava Castelli nelle sue storie. Quindi c'è questo inghippo, poi c'è sempre un riferimento a un oggetto storico, a un personaggio in altri casi, e poi da lì parte tutta una storia inverosimile. E quindi una storia appunto fondamentalmente di genere fantastico, che ha come centro, come fulcro, proprio questo oggetto, questa persona che è storicamente vissuta per davvero. Ecco, forse se si abbandonasse questo schema narrativo che era
uno schema narrativo tipico fondamentalmente di Alfredo Castelli, e si scegliessero anche altre strade un po' diverse da queste, forse il personaggio di Martin Mister, senza per questo stravolgerlo, potrebbe risultare anche più accattivante, e quindi questa pubblicazione prendere più quota, perché io credo che un fumetto come questo, Martin Mister, sia unico nel suo genere e debba essere comunque sia in qualche maniera o in qualunque modo valorizzato al 110%, perché è un prodotto che davvero vale tanto la pena. Allora, i disegni di Michela da Sacco non mi sono piaciuti, lo dico subito con grande sincerità, non mi è piaciuto come è stato rappresentato Martin Mister, ve lo faccio vedere, mi è sembrato un tratto molto simile a quello dei manga, per certi versi anche abbastanza approssimativo, abbastanza incerto, senza una notevole caratterizzazione dei personaggi, senza la presenza di ombre che secondo me sono quelle che danno veramente il pathos all'immagine e quelle che sicuramente nei confronti della storia ce la fanno apprezzare. Ecco, guardate qui Martin Mister come è stato rappresentato, mi ha lasciato qualche dubbio. Dicevo che le ombre sono proprio le ombre quelle che danno il pathos alla storia e che garantiscono una grande emozione soprattutto in chi legge, quindi non soltanto nella scrittura ma anche nell'immagine che fa appunto da compendio, da corollario proprio la stessa scrittura. Faccio vedere altri disegni che appunto non mi hanno convinto più di tanto, devo dire la verità. Ecco, il prossimo mese uscirà un altro numero di Martin Mister, faccio vedere la copertina, guardate che bella, come al solito, sempre di Giancarlo Alessandrini. L'albo si intitolerà Percezioni di realtà, uscirà il 10 ottobre e sarà il numero 416 della serie regolare. Bene, io con questo vi saluto, vi ringrazio di avermi ascoltato, vi saluto dall'Isola di Carta, ciao a tutti e ciao da Massimo.